Com'è che la nostra generazione era tollerante e non lo sapeva? Oggi vi siete inventati il fluid gender e di conseguenza l'omofobia. Avete fatto tutto da soli. Un gradino di follia alla volta. Prima LGB, poi LGBT, poi LGBTQ, poi LGBTQIA, fino a per ora LGBTQIAPK. Ma dove cazzo state andando? Io vengo dalla generazione che ascoltava e amava David Bowie e Lou Reed e non si è mai posta il problema di che preferenze sessuali avessero. Non ce ne fregava niente, anzi, contenti loro e in qualche caso beati loro. Elton John, Freddie Mercury, George Michael hanno fatto storia alle loro canzoni, mica ai loro orientamenti sessuali. Così come abbiamo goduto delle poesie di Lucio Dalla, che di esplicite ne ha cantate parecchie. Ma chi se ne fregava della sua vita privata e soprattutto sessuale? Siamo la generazione che amava i Led Zeppelin, i Deep Purple, Neil Young e gli Eagles, senza porsi il problema dei testi che oggi sarebbero giudicati sessisti. O come quando Vasco cantava "è andata a casa con il negro a Troia". E nei concerti ancora oggi raduna milioni di giovani che la cantano come un intercalare e ragazzine che gli tirano i reggiseni cantando "e poi?". E poi andate a manifestare per LGBTQRPQLR. Raga, vi siete scappati di mano, fermatevi, ripigliatevi. Negli anni 70 noi avevamo i Bee Gees che cantavano con vocine ambigue, ma ci hanno fatto sognare accompagnando film storici e senza segnare la nostra gioventù hanno venduto milioni di dischi e nessuno li ha mai sbattuti in prima pagina come diversi o altro. Così come i cugini di campagna di casa nostra, vestiti di paillette e stivaloni con zeppe di 20 cm che oggi vediamo solo alle drag queen. Negli anni 80, quando arrivò Boy George, non ci siamo chiesti se gli piacesse il maschio, la femmina o tutti e due. Ci siamo goduti semplicemente la sua musica. E quando Jimmy Somerville ci raccontò la sua storia di ragazzo di una piccola città, ci siamo commossi e abbiamo cantato insieme a lui. E c'era Alison Moyet, allora decisamente oversized, ma bellissima e bravissima. E nessuno pensava valesse meno di una Claudia Schiffer, anzi, sapevamo semplicemente che una era brava e l'altra era solo bella. Per noi Andy Warhol non era un gay, per noi era un pittore, un grafico, un illustratore, uno scultore, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo, regista e attore. Lo stesso valeva con Pierpaolo Pasolini, che fu processato e più volte la sua figura si trovò al centro del dibattito pubblico per questioni legate alla sessualità e non alla sua arte. All'epoca della nostra epoca non c'erano leggi a costringerci a essere solidali o quantomeno partecipi. Vorrei capire cos'è successo nel frattempo, perché tutti i censori di oggi hanno l'unico effetto di creare esattamente quello che censurano. Più ne parli e più diventa un problema, anche se non c'è. Noi eravamo tanto più avanti senza imposizioni, perché le imposizioni, si sa, spesso generano l'effetto contrario. All'epoca della nostra epoca, se avessi sbandierato un arcobaleno gridando "forza gente", mi sarei sentito rispondere: "più che un gender mi sembri un defigender".